L'Associazione Storia, Cultura e Sviluppo Territoriale di Santa Venerina ha ripreso il ciclo di incontri Giovediamoci, incroci di saperi e sapori. Ogni giovedì nella sede dell'associazione verranno ospitati dei personaggi di spicco in ambito artistico, culturale e figure affermate in altri ambiti professionali. Al centro degli appuntamenti i saperi associati ai sapori dei prodotti tipici locali. Giovediamoci, incroci di saperi e sapori, è nato nel 2013 e vuole essere un percorso di incontri per la valorizzazione e anche la conoscenza di persone del nostro paese, della nostra comunità che si sono affermate nelle professioni, nelle arti e quindi li invitiamo di volta in volta ad intervenire nel nostro salotto e così conoscere le proprie maestranze, la propria professione. E accostiamo ai saperi i sapori e mese dopo mese chiaramente proponiamo dei prodotti tipici ovviamente del luogo. Un connubio perfetto che durante l'ultimo incontro ha permesso a due temi apparentemente lontani di sposarsi bene in una calda serata d'autunno. La psicologa Maria Concetta Vadalà ha relazionato sulle nuove frontiere della riabilitazione neuropsicologica, mentre il vicepresidente dell'associazione, Maria Lizio, ha parlato della cultura keniota. Gesù e Lesciacca ha curato invece i momenti musicali. Questo incontro nasce dall'aver raccontato l'esperienza fatta in Kenya, perché oltre ad essere il viaggio di nozze, quindi di divertimento, con mio marito abbiamo deciso di fare un'escursione proprio in un villaggio keniota, quindi toccare proprio con mano la vera realtà, cucinare con loro, assaggiare magari qualche pietanza che loro preparavano, assaggiare il vino di cocco e vedere proprio le strade, le case e conoscere proprio la gente nei loro modi di fare, costumi. La neuropsicologia è una disciplina nascente, nel senso che è sempre esistita, però è sempre stata in mano ai medici. Si occupa principalmente della diagnosi infausta, post-ictus, post-trauma cranici, post-tumori cerebrali, ma nello specifico la neuropsicologia si occupa della riabilitazione, quindi non tanto della definizione di un danno, ma quanto dello studio dei processi e dell'analisi dei processi delle funzioni cognitive dell'individuo.